Romano ospita il 14° corso internazionale di musica antica qui nella Fondazione Arte Nova, in corso anche la mostra sulla sericoltura e vicino a Palazzo Bellono addirittura il Festival dei Giardini. Tutto questo fino al 3 agosto. Cristina Ariagno, una bella estate impegnata, lunga, che permette di far conoscere la musica, l'arte e anche la storia di un territorio. Sì, siamo veramente contenti di tutte queste manifestazioni e soprattutto perché abbiamo dato la possibilità a tanti ragazzi di visitare la mostra prima e a tanti ragazzi di venire a studiare musica a Romano Canavese, quindi a sua volta questa valorizzazione del paese viene conosciuta all'estero in tanti stati europei grazie anche all'Accademia del Ricercare che ha fatto partecipare molti allievi stranieri, oltre che naturalmente italiani, a questa bellissima manifestazione. Tanti bambini che hanno visto anche la mostra sulla sericoltura hanno riscoperto la bellezza e la magia del bacco da seta e hanno portato poi i loro genitori a conoscere Romano. Sì, infatti questa è stata una grandissima soddisfazione, anche perché vedere dei bambini così interessati a dei momenti culturali, se vogliamo anche difficili, perché una mostra sul gesso, sul bacco da seta poteva anche essere complessa, invece ai bambini è piaciuta tantissimo, tant'è vero che più bambini hanno portato in un secondo tempo i genitori che hanno apprezzato sia la mostra che i giardini dedicati alla seta. Manuel Staropoli, direttore artistico dell'Accademia del Ricercare, 14 anni di musica antica qui a Romano. Quest'anno le curiosità sono tante, i ragazzi, quasi 100, vengono da tutti i paesi del mondo. Da dove arrivano questi giovani talenti? Come sta andando? Sta andando molto bene. Quest'anno abbiamo allievi che arrivano dalla Svezia, dalla Spagna, dalla Germania, dall'Austria. Abbiamo in particolar modo tanti flautisti che vengono proprio dalla Germania e dall'Austria. Quindi siamo molto contenti che sull'onda un po' degli anni scorsi, del lavoro fatto, la voce si sta diffondendo un po' tutta Europa, direi tutto il mondo, della bontà di questo corso e di questo luogo. Insomma, un'ottima accoglienza e una grande possibilità per far musica e fare amicizia anche. Come si svolge la giornata tipo di questi ragazzi? Beh, i ragazzi iniziano a fare lezione già verso le 9 di mattina e si prosegue fino a mezzogiorno e mezza, dopodiché c'è un pranzo tutti insieme con una cuoca che cucina per noi e si riprende il pomeriggio con alcune lezioni individuali e con la musica da camera in particolare per preparare insomma, i vari programmi di concerto che abbiamo verso la fine del corso. In particolare il giorno 2 ci sarà il concerto finale alle 21 nella chiesa di Santa Marta. Ricordiamo anche quali sono gli altri due importanti concerti, oltre al 2 agosto. Sì, ci sarà un concerto dell'ensemble De Carracci il giorno 29, sempre alle 21 nella chiesa di Santa Marta. E il secondo concerto sarà in particolare dedicato al flauto dolce, allo strumento che insegno qui al corso con il mio collega Lorenzo Cavassanti e con la grande personalità che viene quest'anno a tenere il masterclass, che è Doroteo Berlinger, che è l'insegnante di flauto dolce del Mozarteum di Salisburgo, quindi una delle più famose soliste a livello mondiale. Un breve flash su una chicca di quest'anno, l'Officina del Flauto. Sì, abbiamo pensato di aumentare così le possibilità per i ragazzi che vengono a suonare il flauto dolce per scoprire anche qualcosa di più sullo strumento, proprio fisicamente lavorare su magari qualche flauto più vecchio o usato che i ragazzi hanno per poter insomma, capire meglio come funziona e come poter anche lavorare direttamente su uno strumento per farlo funzionare meglio. Luca De Paolis, dall'Aquila, specializzato nella costruzione di flauti. Come si svolge il tuo lavoro qui a Romano? È per la prima volta diciamo, un corso per la costruzione del blocco, che sarebbe una parte della testa, diciamo, un elemento fondamentale per la produzione del suono in questo strumento. Quindi per la prima volta faremo questo esperimento e le persone frequenteranno questo corso
costruiranno questo blocco e quindi avranno modo di, diciamo, di provare come piccole variazioni nella costruzione di questo blocco, diciamo, influiscono sulla produzione del suono. Gabriele Ricciardi è uno studente molto particolare perché nella vita è un docente di chimica all'Università di Torino, qui a Romano per imparare i segreti del flauto. Esatto, io sono anche, oltre che chimico, un flautista dilettante, frequento i musicisti dell'Accademia di Ricercare e trovo interessantissimo lavorare con i musicisti professionisti, anche per un dilettante è uno stimolo molto grande. E ultimamente abbiamo molto discusso di flauti, di costruzione, una cosa che si lega anche al mio lavoro di chimico dei materiali, e abbiamo quindi ho iniziato a interessarmi alla costruzione, ai flauti che sono nei musei, a come Luca, che avete appena sentito, copia i flauti dei musei. Lorenzo Cavasanti, sicuramente uno dei nomi di richiamo più importanti di questo corso di musica internazionale. Da dove vieni? Quali saranno le curiosità di questa stagione 2012 qui a Romano? Allora, io vengo da Genova, quindi non vengo da lontanissimo e ormai sono un po' di anni che vengo qui al corso, che mi sembra che sia cresciuto molto e in particolare, visto che faccio il corso di flauto, parlerò di questo corso qui, che mi sembra che in questi anni veramente sia diventato abbastanza importante, non solo a livello italiano, ma mi sembra a livello europeo, visto sia il numero di allievi e di nazionalità che abbiamo all'interno di questo corso, considerando che è un momento che sento che anche tanti altri corsi in Europa hanno proprio difficoltà, probabilmente per questioni sia di quantità che economiche. Franziska e Magdalena dall'Austria, quando siete arrivate e perché avete scelto di frequentare questo corso a Romano? Siamo arrivate a mercoledì e siamo qui per suonare il flauto dolce insieme con altri. Avete saputo di questo corso in quale modo? Io ci sono stata l'anno scorso e mi è piaciuto molto perché c'erano tante lezioni, anche la musica da camera è così importante. Tornerai? Sì. E tu? Anch'io. Lo consigliate ai vostri coetanei? Sì, certo. Sì. Laura e Arianna qui a Romano per imparare a perfezionare il violoncello. Laura da dove? Io dall'Aquila. E tu? Io da Borgo Franco, nel Canavese qua. Come mai siete venute qui? Come l'avete saputo? Io sono venuta anche già l'anno scorso e mi è piaciuto molto il corso e quindi sono tornata. E tu? Io perché conosco l'insegnante di violoncello che mi ha invitato a partecipare, quindi è la prima volta che sono qua. Quanti anni avete? Da quanti anni suonate? Io ho 17 e sono da 8 anni. Io ne ho 15 e sono da 10. Volete continuare? Volete diventare delle concertiste? Si spera. Sì, non lo so, però anche io vorrei continuare a suonare di sicuro.